Buonasera, benvenuti. Oggi sarò telegrafico. Abbiamo come ospiti una rappresentanza della minoranza in Consiglio Comunale Oristano. Parleremo di Oristano, dei problemi che sta affrontando e di come si può uscire da questi problemi. In ordine alfabetico presento i nostri ospiti: Patrizia Cadau, Francesco Federico, Monica Masia, Mario Vinu, Andrea Riccio ed Efisio Sanna. Ma prima di chiedere a loro le loro opinioni, lascio la parola al presidente dell'associazione Gian Piero Vargiu. Un cordiale saluto a tutti e un grazie, Ciao Gian insomma, Piero, ciao per aver Riccardo. partecipato a Ciao Riccardo, ciao. questo nostro Buonasera. incontro. Anch'io sarò telegrafico perché voglio che abbiate tutti lo spazio necessario, insomma, per esporre quello che ritenete di dover esporre. Sicuramente la prima domanda, appunto, sarà sulle questioni relative alla città, all'amministrazione, che già c'erano, insomma, prima di questo turbine che ci ha investito, e che probabilmente io penso, insomma, si saranno anche un po' accentuate. Io mi fermo anche qui, Riccardo, Ok, la parola è. quindi la domanda è questa: come sta la nostra città in questo momento? Partiamo da Patrizia. Ma la nostra città sta come stava prima, semplicemente si è accentuata la gravità del problema oristano per la questione Covid, ma la questione Covid rischia poi di diventare un enorme filtro dietro cui nasce l'assenza della vera protagonista, di quella che dovrebbe essere la vera protagonista della nostra città, che è la politica. In questa città manca completamente la politica perché sia in epoca pre-Covid sia in questo momento Oristano è stata sempre portata avanti solo ed esclusivamente da grandi interessi e politici, solo che questi interessi politici in qualche modo si sono fermati, lo ha dimostrato anche questa giunta, che invece di andare a fare il bene della città, e poi parlerò di cosa intendo nello specifico per fare il bene della città, citerò una cosa che secondo me è emblematica di tutta la situazione e dell'assenza della politica, anzi di una politica che esiste per smantellare, cioè una politica che accetta, per esempio, che il nostro sistema sanitario sia ridotto così come è ridotto. È passata in sordina la notizia del trasferimento degli anestesisti, sta passando in sordina la chiusura della pediatria con i medici che vanno al San Gavino, dove ci sono meno parti. San Gavino è anche più vicino a Cagliari. Non parliamo poi di quello che sembrerebbe emergere negli ultimi tempi relativamente alla radiologia, che è un reparto di eccellenza. Sembrerebbe che non venga potenziato perché le strutture fisiche proprio andrebbero alle cliniche private. Allora, c'è un disegno politico chiaro in questa città, per cui non esiste modo di far emergere Oristano, non in questo momento, evidentemente non prima, chissà domani, perché i politici non alzano la voce. Noi abbiamo fior fiore di rappresentanti nelle sedi istituzionali, regionali, parlamentari, ma noi oristanesi non sentiamo un sussurro da questa gente, non sentiamo assolutamente nulla. La cronaca giudiziaria ci informa di alcune cose per brevi periodi e poi non sappiamo più niente. Oggi Oristano, che ha il numero più grande, credo, in Sardegna di rappresentanti istituzionali, ha l'ospedale più depotenziato in assoluto. A queste domande, cioè, qualcuno deve rendere conto. Quindi, quando ci si chiede o mi si chiede che cosa manca a Oristano, manca la politica, manca la volontà di considerare Oristano al centro del dibattito sociale, culturale, politico. Non mi fate poi dire le cose che io dico di solito quando mi arrabbio su questo punto. Ci sono delle logiche, evidentemente, chiamatele come volete, ma sono logiche distruttive e lesive della nostra città. Da ultimo, è di oggi la notizia, credo, o comunque io l'ho letta oggi la notizia, abbiamo problemi perfino con il Santa Maria Bambina, un'altra eccellenza.
Signori, il diritto alla salute è un diritto primario, cioè nel momento in cui nessuno si incatena davanti all'assessorato prima dell'assessore Arru, ora dell'assessore Niedu, per una cosa del genere, è chiaro che a Oristano manca la volontà di farci sopravvivere, vivere. Manca la sanità, non ci si può occupare di, certamente di politica industriale, di opportunità economiche, turismo e quant'altro, insomma. Quindi, come sta Oristano? Malissimo, non c'è nessuno a preoccuparsi di questa città, ma di preoccuparsene con coraggio, andando a Cagliari, rivendicando in regione quello che è degli oristanesi, non cose campate in aria. Il silenzio assurdo dei nostri rappresentanti istituzionali è vergognoso, parlo appunto di chi è seduto sia in regione sia in altri luoghi. È assurdo che debba venire una parlamentare del Nuorese a verificare, a prendere in mano l'ospedale, il nostro ospedale. Questo dice semplicemente che noi abbiamo una giunta paralizzata, legata certamente ad altro tipo di interesse, le coalizioni, io capisco proprio tutto, le dinamiche delle tornate elettorali, delle votazioni. Ecco, però Covid o non Covid, siamo messi male, la città è veramente messa male, non c'è una visione di futuro e non so quale tipo di prospettiva si possa avere, insomma, con un atteggiamento rinunciatario e rassegnato come quello che veramente è imbarazzante dover indicare. Ecco, io non so se sono stata nei 4 minuti, ma insomma. Sì, ci siamo. Scusate, cercherò di essere inflessibile. Non, non sono molto bravo, ma ci proverò. Più o meno il doppio. Chiederei a Francesco Federico di dirci invece. Beh, prima di tutto, ciao Riccardo, ciao Giampiero, un saluto a tutti i colleghi e a chi ci segue. Io, Riccardo, penso che quello che stia mancando in città, soprattutto negli ultimi anni, e l'ho ripetuto più volte anche in consiglio, però senza nessuna consapevolezza da parte di chi dovrebbe invece avere la capacità di ascoltare, è che manca una visione. La visione è alla base di chi fa politica, cioè l'idea di quello che la città deve essere domani, di come tu vuoi lasciare un'impronta nella crescita e nella trasformazione della città verso una città moderna, proiettata verso il futuro, che riesca a dare opportunità ai propri giovani e che riesca a essere una città accogliente per chi viene a visitarla e possa essere una città funzionale per chi ci vive. Manca la visione, perché e nei fatti, se qualcuno di noi, oltre a noi, ha la pazienza di andare a rivedersi ciò che è stata l'attività di questa amministrazione in questi 3 anni, sono passati già 3 anni, siamo più vicini alle prossime elezioni che alle elezioni che hanno dato la vittoria alla maggioranza che sta governando la città, non si trova effettivamente niente che possa dare un'idea della città del domani. E temo che il rischio che si stia correndo, che corriamo noi consiglieri o che corre il sindaco o la giunta, ma che corre tutta la città, è che questi 5 anni di fatto vadano persi. Sono persi oltre quella che può essere l'ordinaria amministrazione, che spesso non viene manco garantita, oltre quelle che possono essere le campagne, diciamo, mediatiche, dove vediamo l'amministratore di turno che si fa la foto con la mascherina o i momenti che possono essere importanti per la visibilità, ma non sono fondamentali per la crescita della città. Manca una politica contro le barriere architettoniche. Qualcosa. È da anni che è fermo così. La giunta precedente aveva sicuramente dato un cambio di passo, ma Maria e Fisio sapranno aggiungere più di me. Ricordo gli interventi sui marciapiedi anche nel centro cittadino, oltre che in altre zone della città. Non sappiamo che futuro avrà il mercato civico di Oristano. Cioè, sembra che stia passando tutto in sordina. Ormai il coronavirus, e questa è un'altra cosa che temo, è che il coronavirus, questa emergenza tragica che stiamo affrontando tutti quanti con grande responsabilità, perché
tutti. Diciamocene anche, la provincia di Oristano è la meno colpita dal virus, non per merito della singola amministrazione, del singolo sindaco, del singolo consigliere comunale, ma perché gli oristanesi stanno dimostrando, i cittadini della provincia di Oristano stanno dimostrando responsabili, e anche per delle cause, per dei vantaggi che possono essere geografici, che vanno a nostro favore. Ma il coronavirus non deve essere la scusa di tutto ciò che non viene, viene lasciato da parte. Il mercato civico è una di queste cose, che in passato ha avuto sempre una grande importanza, un punto di riferimento per tutti i cittadini. Da 3 anni i lavori sono fermi, si parla di centinaia e migliaia di euro, e non si dà manco la possibilità ai consiglieri che vogliono dare un contributo, vogliono dare un apporto, ai cittadini che vogliono sapere, di capire che cosa sta succedendo. Secondo me è una cosa grave, ma che dimostra anche il livello politico, perché non entro nel merito della... non valuto le persone che sono tutte persone che in cui non posso assolutamente sollevare nessuna persona, ma il livello politico è molto ma molto basso. E le borgate, per favore, il tempo scorre. Grazie a te. Ci sarebbe da dire per ore. Monica. Ciao a tutti, innanzitutto buonasera, grazie per l'invito a Riccardo, a Pierpaolo, e un saluto a tutti i colleghi. La domanda: come sta la nostra città? È una domanda sulla quale ho riflettuto. Penso che la nostra città in questo preciso momento storico abbia un profondo bisogno di riaprire, letteralmente, riaprire alla vita sociale, economica, gradualmente, con tutte le precauzioni del caso, per carità, però di ripartire, per utilizzare un termine forse anche inflazionato di questi tempi, ripartire dopo oltre due mesi di stop, di fermo quasi totale, un fermo che ha coinvolto inevitabilmente anche l'attività della nostra amministrazione comunale, almeno in determinati settori. Amministrazione impegnata sicuramente nel far fronte alla situazione inaspettata, situazione di emergenza dovuta al diffondersi di questo virus. Penso però anche che Covid o non Covid, la vita è continuata, la vita della nostra città è continuata, la città ha continuato a vivere e a convivere con le problematiche di sempre note a tutti. E io volevo oggi sfruttare questo spazio che mi avete messo a disposizione per dare voce alle tante innumerevoli segnalazioni che da tanto tempo, da anni e soprattutto negli ultimi mesi ho avuto modo di raccogliere anche personalmente, di quei concittadini che risiedono nelle periferie di Oristano, nelle frazioni, nelle nostre borgate, che forse in questi tempi, in questi ultimi mesi si sono sentiti ancora più trascurati, per non dire abbandonati e dimenticati. La forza politica che amministra la nostra città ormai da 3 anni si è presentata fin da subito, quindi al momento delle elezioni, con un programma molto rassicurante, un programma nel quale si prometteva un occhio di riguardo proprio alle frazioni e alle zone periferiche di Oristano, zone che versano in condizioni spesso di totale degrado e abbandono. Ricordo già nel 2018 lo stesso sindaco Andraluzzo, mi ricordo forse su sprone proprio di alcuni colleghi dell'opposizione, aveva avviato una serie di incontri con i cittadini di alcune frazioni, di alcune borgate, dicendosi disposto e promettendo tutta una serie di interventi di riqualificazione, ripristino, manutenzione, introduzione di nuovi servizi e addirittura la disponibilità a incontri bimestrali con i residenti di periferie e frazioni, incontri nei quali i cittadini, i residenti avrebbero potuto manifestare le difficoltà, esprimere le difficoltà delle loro comunità, che in realtà stanno ancora aspettando. E parliamo talvolta di situazioni realmente gravi, preoccupanti, parliamo di gravi mancanze, non mi soffermerò sulla situazione di Torre Grande, perché ci sarebbe veramente tanto da parlare. Faccio un esempio più veloce, penso alla vicina borgata di San Quirico, nella quale ancora manca addirittura la toponomastica nelle strade della borgata, mancano i numeri identificativi dei vari poderi che rendono difficile, se non impossibile, l'individuazione degli stessi residenti. Come non parlare o denunciare la situazione drastica nella quale versano le strade
i marciapiedi, gli spazi pubblici di queste zone della città che versano veramente in condizioni disastrose, le strade sono dissestate, disseminate di buche, impraticabili, e in questo periodo, se vogliamo parlare di questo periodo, con l'avvento della primavera, come tutti gli anni, c'è la vegetazione che si mangia letteralmente quasi le corsie e rende la visibilità c'è pochissima visibilità e rende la, la circolazione stradale veramente pericolosa. Quindi, sapendo di avere pochissimo tempo a disposizione, ciò che vorrei dire esatto è che è una situazione questa che deve essere affrontata con urgenza, con un intervento urgente e massiccio, proprio perché chi risiede nelle frazioni, nelle zone periferiche, non sia più trattato come un cittadino di serie B che di fatto gode di meno diritti e ha meno servizi rispetto a chi vive in centro città. Quindi pensiamo al distanziamento sociale, ma è anche ora, credo, di far fronte alle esigenze di queste zone che da sempre sono le più dimenticate, ecco, della nostra Oristano. Perfetto, grazie. Chiederei l'intervento di Maria Ovinu. Ciao Maria. Grazie Riccardo, grazie per l'invito esteso a me e a tutti i consiglieri della minoranza. Ringrazio anche il presidente dell'associazione Gian Piero Vargiu. Anch'io vorrei accodarmi a quello che hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto. Le idee sono le stesse. Ci siamo ritrovati sicuramente immersi in una situazione nuova per il propagarsi di questo virus, però sicuramente il virus non può rappresentare una pezza che va a coprire tutti i problemi che comunque la città aveva già da prima. La città, ha detto bene Monica, ha detto bene Francesco, ha bisogno di ripartire, una ripartenza che in questo momento si sta manifestando lenta. Il sindaco ha preso tutte le precauzioni del caso, noi gli siamo stati a fianco, quantomeno non sollevando nessun tipo di eccezione rispetto alle decisioni da lui prese. Noi siamo stati sereni, tranquilli, abbiamo assistito a tutto quello che l'amministrazione comunale ha deciso di mettere in campo senza sollevare nessuna obiezione. Quando sono arrivati i finanziamenti, fossero statali, fossero regionali, noi non siamo stati interpellati come minoranza, in nessuna commissione, nemmeno in remoto, è stata riunita per affrontare quelle che potevano essere le emergenze e per chiedere una nostra opinione, però abbiamo accettato di buon grado questa situazione perché capivamo che in questi due mesi era necessario lavorare d'urgenza, c'era la fretta, i cittadini avevano bisogno di risposte immediate, quindi noi abbiamo rispettato quella che è stata la volontà dell'amministrazione di agire in fretta, perché capivamo che l'agire in fretta rappresentava un agire in fretta per i nostri concittadini. Però quando ci siamo resi conto che questa agire in fretta in realtà non ha portato benefici immediati ai concittadini, abbiamo deciso di scendere in campo, quantomeno per metterci a disposizione della stessa amministrazione. E come minoranza, come gruppo consigliare del PD, con l'indipendente Francesco Federico, ma anche con tutti i colleghi che fanno parte della cosiddetta opposizione, abbiamo deciso di mettere in campo quelle che potevano essere le nostre idee per affiancare l'amministrazione, per supportarla in un certo qual modo. Abbiamo quindi prodotto una serie di mozioni che non hanno lo scopo di contrapporsi a quella che è la politica che vuole mandare avanti l'amministrazione, ma di dare dei suggerimenti. E devo dire che purtroppo, nonostante da parte nostra siano arrivati dei buoni suggerimenti, abbiamo visto anche nella stampa nei giorni scorsi che qualcosa è stato ripreso dalle associazioni di categoria, dai commercianti, da chi gestisce i bar, pensiamo alla riduzione dei parcheggi per offrire più ampi spazi per mettere i tavolini, visto che è necessario il distanziamento fisico, non mi piace chiamarlo distanziamento sociale, nelle attività. Abbiamo visto che appunto sono state sposate dalle associazioni e in parte anche l'amministrazione, abbiamo visto che ha fatto proprie queste nostre idee, però anche in questo frangente noi non siamo stati interpellati, nonostante abbiamo depositato queste mozioni che hanno, ripeto, il solo scopo non di creare opposizione, ma di creare un punto di partenza per una discussione proficua per la rinascita e la ripartenza di questa città, noi in questo momento siamo stati ancora messi in disparte. È dispiaciuto il triste spettacolo che abbiamo dato in occasione del bilancio, laddove anche i nostri emendamenti, anche in quel caso, non avevano lo scopo di contrapporsi a nessuno, erano emendamenti propositivi, pensiamo alla tassa di soggiorno, per la quale abbiamo chiesto una sospensione sine die. Non è una cosa nuova, non è una nostra iniziativa perché noi siamo più intelligenti degli altri, abbiamo
visto in tutte le regioni italiane, lo sta facendo il Veneto, lo stanno facendo il Trentino Alto Adige, stanno decidendo l'Emilia Romagna di non far pagare proprio la tassa di soggiorno per venire incontro a quei settori che maggiormente stanno soffrendo dalla chiusura dettata dal coronavirus. Eppure tutti questi suggerimenti sono stati bocciati senza possibilità di appello in quella farsa che è stata la discussione del bilancio. E oggi che la città riapre, abbiamo visto il provvedimento del presidente Solinas, abbiamo visto anche l'ordinanza del sindaco, da lunedì ripartono i parcheggi a pagamento, forse la priorità assoluta per questa città sono i parcheggi a pagamento, sebbene io capisco la necessità di riaprire anche per andare incontro ai lavoratori. Noi ci troviamo senza delle idee concrete per le attività della nostra città, che invece avevano bisogno di più concretezza, avevano bisogno di una maggiore vicinanza. Molti commercianti stamattina mi dicevano di non essere stati informati delle nuove disposizioni, né regionali né tantomeno comunali. Si può davvero lasciare lo sbaraglio? Chi deve riaprire, chi deve ripartire dopo 2 mesi e mezzo di lockdown? Io credo di no. Ecco, questo è l'emblema di come agisce questa amministrazione. Come diceva Francesco, non voglio rubargli le parole, però mi sembra un'amministrazione senza alcuna visione. Un altro caso emblematico... Maria, dobbiamo... al secondo intervento magari. Andiamo avanti. Va bene. Ok, grazie. Darei la parola ad Andrea Riccio, poi una piccola pausa e poi riprendiamo, perché sennò tagliamo l'intervento di Efisio. Andrea ha il tempo di fare. Breve. Buonasera a tutti. Allora, io invece mi concentrerei sulla perla di Oristano, su Torre Grande, che è un mio vecchio pallino, che la provo che possa essere realmente un elemento di grande distinzione della nostra città, e lo è. Però è molto, lo sappiamo, molto svilito e sottovalutato. Io quest'inverno avevo presentato con gli altri colleghi una interpellanza per capire quali iniziative intendesse prendere il sindaco per poter venire incontro alle istanze sia dei residenti ma anche degli oristanesi e di tutti i sardi. E partendo da un presupposto, la campagna elettorale del sindaco aveva un occhiello che era quello del master plan per Torre Grande. Dov'è? Non c'è mai stato, o almeno a noi non è stato dato modo di conoscere nulla in merito. E nel frattempo invece in quell'interpellanza veniva elencato un insieme di questioni che rimanevano aperte. Però per un genere di discorso, io mi occupo di marketing e quindi per cultura deve fare un tipo di ragionamento che secondo me è molto utile, vedere l'opportunità e le minacce di ogni situazione. Chiaramente il Covid è una enorme minaccia, sbagliata, cioè lo è per carità, ma come ogni situazione che crea problemi, e il problema è grosso, la definizione di prodotto è, qual è? È la soluzione di un problema. Quindi paradossalmente, anche cinicamente, possiamo dire che più problemi ci sono, più opportunità ci sono per le imprese di trovare soluzione a questi problemi. E di conseguenza, paradossalmente, si apre tutto un grande campo attorno al quale gli imprenditori possono ragionare e agire, sempre che chiaramente possano essere messi in condizione di affrontare, di mettere in campo le loro idee. Ma per esempio Torre Grande col Covid sposa benissimo. Si sposa benissimo perché questa situazione cosa comporta? Distanziamento sociale, mi perdoni Maria se uso un'espressione a lei poco simpatica. Beh, Torre Grande. È brutto e non ci siamo sposati. Maria, forse stai parlando tu? Via. Dicevo, le dimensioni di questa spiaggia bellissima che noi abbiamo, bellissima almeno per essenza, ma bellissima comunque, le pinete, in questo periodo di
scarsità di potenza antropica, cioè la gente non girava. Si è pensato di approfittare di questa situazione per dare una bella pulita alla spiaggia, una bella pulita alla borgata, risistemare le strade, visto che non c'era traffico, sistemare la pineta, dando modo di lavorare in una situazione, non siamo in un supermercato, siamo in una pineta, quindi in assoluta sicurezza per tutti gli operai, e rendere disponibile alla riapertura alla riapertura in generale, tutti questi spazi enormi alla fruibilità dei sardi, e di conseguenza in questa, non master plan perché non c'è stato, ma in questa visione si è pensato di fare una campagna anche in funzione Covid, che attraesse la gente grazie al fatto che noi possiamo disporre di questi grandi spazi, bellissimi spazi all'aperto, che hanno tutte le caratteristiche per poter far godere agli oristanesi e a tutti i sardi di questa grande possibilità. Oltretutto, è grande, si riallaccia a un'altra cosa bellissima, che sono gli sport acquatici. Andiamo a chiudere. Che sono sport sicissimi di vista dell'influenza. Windsurf, surf, kitesurf, canoa, anche certi tipi di imbarcazione a vela. Ecco, se si lavora su questo campo, ecco che la minaccia si trasforma in opportunità. Grazie Andrea, dobbiamo chiudere. Non so se ancora tempo, ma credo di aver espresso fondamentalmente quello che... Piccola pausa, ci vediamo tra poco. Uno, ecco, riprendiamo la parola a Efizio Sanna, che ha il microfono spento. Adesso? Sì, a posto. Mi sentite? Sì, la parola, sì, grazie, è Sanna. Velocissimamente. Allora, primo, banalizzazione dei problemi e banalizzazione verso chi dissente. Questo è un vizio che ha questo sindaco e questa maggioranza. Altro vizio, l'appropriazione politica immeritata. Altro vizio è la mancanza di coraggio del dialogo. Può sembrare un assurdo semantico, ma non è così. Questa è un'amministrazione, questo è un sindaco, una maggioranza che ha fatto della condivisione il suo cavallo di battaglia, e se c'è una cosa che manca oggi in questa amministrazione comunale è la condivisione, è la mancanza di dialogo. Non c'è alcun dialogo, né con l'opposizione né in città. Ma mancanza di dialogo inteso non solo come, voglio dire, capacità di ascolto e di appropriarsi di ciò che è meglio di quanto ti dice l'interlocutore, proprio la mancanza di dialogo, di poter parlare, di potersi confrontare al pari, anche nella consapevolezza che vi sono delle appartenenze, che vi sono delle parzialità nei confronti, su questo. E questo è un sindaco che ha il terrore del confronto, ha il terrore del confronto sulla circonvallazione, ha il terrore del confronto sulla vicenda Campas, ha il terrore di confronto sulla vicenda dell'housing sociale di Via Lepanto, il blocco delle biciclette in parte del centro storico, insomma ha il terrore. Qui c'è un'affermazione, voglio dire, sono rigorose affermazioni. Io sono il sindaco, noi abbiamo vinto, i numeri ci sono, andiamo avanti. E sono tutte rigorose affermazioni che non producono buoni risultati, soprattutto non producono risultati per la città, ma meno che mai producono analisi dei bisogni e ben che mai soluzioni. Cioè, questo sta accadendo oggi nel comune. Cioè, Oristano e questa sua sfida di modernità, la sfida che abbiamo davanti, pandemia o meno, è quella di guardare, di volgere lo sguardo al futuro, cosa che non si sta facendo. Cosa che non si sta facendo. Non c'è quindi un discorso. Non vediamo in questa amministrazione un sogno, non vediamo uno sguardo prospettico della città, non esiste. Anzi, importanti elementi di pianificazione, di programmazione che questo sindaco, questa amministrazione si sono trovati indotte, vengono banalizzati.
uno su tutti il PUM, il piano urbano della mobilità, voglio dire, è una cosa che è stata banalizzata, non è stato messo in piedi un solo elemento contenuto in questo importantissimo strumento di pianificazione per la vivibilità stessa della città, per lo sviluppo della città. È stato banalizzato, approvato oltretutto in nettissimo ritardo, senza alcuna discussione, probabilmente senza neanche un'assimilazione di quello che poteva essere di ciò che è contenuto nel PUM. Voglio dire, interventi a breve termine, interventi a costo zero, interventi a lungo termine, non sono stati capaci neppure di mettere in campo gli interventi a breve termine. Ma un altro esempio concreto è la progettazione territoriale, tanto decantata anche da qualche amico e compagno della maggioranza, della minoranza. Non è possibile che si debba ridurre uno strumento importante come la progettazione territoriale a finanziare Campoconi, che andava finanziato la pista del Campoconi con altri strumenti di finanziamento, la ludoteca ugualmente da ristrutturare urgentissimamente, ma vi sono altri strumenti, altri canali, anche quello dei mutui. Bisogna avere il coraggio di contrarre mutui per opere importanti della città. Quindi si è banalizzato la progettazione territoriale, che sono circa 10-11 milioni, non utilizzando questo importante strumento per creare le condizioni primarie di uno sviluppo. In questo caso andavano riversate quasi tutte su Torre Grande, la nostra porta al mare, il nostro diciamo l'unico tratto di spiaggia dove possiamo far sviluppare il turismo veramente balneare. Niente, si è banalizzato il problema. Si finanzia una biblioteca, il palazzetto vecchio, il palazzetto dello sport vecchio, con il discorso dell'amianto, cioè lo si inserisce nella progettazione territoriale e ci lasciano fuori alcune cose importanti che invece andavano fatte nella biblioteca. Anche perché bisogna dirlo, e questo non lo si dice mai, quando c'è una buca, una piastrella, ma stiamo aspettando il progetto, stiamo aspettando i soldi della regione. Su Torre Grande esiste uno studio di fattibilità serio che ammonta a quasi 10 milioni di euro. I soldi che darà la regione e che sono stati chiesti per Torre Grande, non che darà, sono stati chiesti per Torre Grande da questa amministrazione, non superano i 6 milioni e mezzo. Vediamo come si riuscirà a far coincidere le cose. Grazie Fisio. La parola a Gian Piero Vargio. Ma solo alcune battute, insomma. È evidente che nella riapertura il Comune dovrà prestare particolare attenzione, diciamo, all'immediato, alle risorse che potrebbero arrivare, che anche nel decreto rilancio d'Italia sono notevoli per il comune, per quanto riguarda le famiglie, le imprese, bisogna pensare tante cose su questo. Però io ci tengo in particolare a ricordare anche ai nostri ospiti una questione che a me sta molto a cuore, che è stata messa nel dimenticatoio, che invece potrebbe aiutare anche a creare una forte unità nella comunità e dare anche a Oristano molta autorevolezza nel territorio, che è una delle cose che manca, perché se non c'è autorevolezza Oristano non potrà guidare un progetto di sviluppo territoriale, neppure un progetto ovviamente all'interno della comunità. Ed è il progetto Oristano Città della Cultura, che è stato abbandonato. Parma, quando ha vinto, non è che ha vinto la prima volta che si è presentato, si è presentato più volte. E quelli sono progetti interessantissimi perché intanto nella città crea un clima diverso e mette, insomma, tutti i cittadini, o comunque tutti quelli che ci stanno a pensare, a progettare, a fare delle cose, perché tutti possono partecipare. E poi fai partecipare anche il territorio. Cioè quel tipo di progetto, secondo me, nei prossimi mesi, invece, bisogna resumarlo, perché è uno di quei progetti che secondo me può dare tanto alla città. Ecco. Un suggerimento, insomma, tenevo un po' a darlo, ecco. Essendo noi un'associazione culturale, io penso che un progetto del genere bisogna rimetterlo in campo. Ok, grazie Gian Piero. Allora, un anno e mezzo fa io mi sono permesso di scrivere due post sul nostro sito. Uno si chiamava "Odiare Oristano, un obbligo morale" e l'altro diceva "Ma allora che cosa bisogna fare per amare Oristano?" Fino adesso abbiamo parlato dei motivi per cui Oristano non ci piace, o meglio, in che cosa la vogliamo cambiare.
cioè che cosa non va bene e che quindi andrebbe cambiato. Adesso proviamo ad affrontare la pars construens di Orisano. Insomma, chiedo a voi che cosa andrebbe fatto da domani per migliorare la situazione a Oristano, ma non soltanto da domani, cioè qual è la prospettiva futura di questa città? Lo stesso ordine di prima, quindi partire da Patrizia. Sì, grazie. Odiare Oristano è vero, è un obbligo morale, lo ricordo molto bene quel post che avevi scritto, Riccardo, perché praticamente era proprio sintonizzato su quello che è il mio sentire. Io lo ripeto spesso, mi sento oristanese, non di nascita ma per scelta, ci sono arrivata tardi, ma mi sento nella città più bella del mondo, mi manca quando mi allontano, lo so, gli oristanesi di nascita mi guardano anche un po' strana per questo fatto qua, però è la mia casa. Odiarla proprio perché la ami, cioè ne vedi il potenziale, vedi le congiunture meravigliose che hanno reso questo posto realmente benedetto dal fato, per il clima, per tutte le cose che ci diciamo sempre, per la tipologia territoriale, per il golfo, perché intercetta le rotte del turismo europeo, africano, eccetera, eccetera. Quindi che cosa bisogna fare? Secondo me non ne usciamo se non riportiamo all'ordine chi ci rappresenta fuori e dentro. Primo, voglio ricordare che questa giunta è rimasta paralizzata per interessi politici da un anno a questa parte. Nel cambio, nel balletto degli assessori, siamo rimasti tutti senza vedere alcuna scelta. Quindi, ritorno a quello di prima, esattamente al discorso di prima, noi non ne usciamo, lo dico, invito anche i miei colleghi qui di opposizione a riportare all'ordine quelli che nel movimento chiamavamo i portavoce. Voi sapete che io sono stata sospesa proprio per averli riportati all'ordine, quindi voglio dire, so perfettamente di cosa parlo, però se lo fa una consigliera è un conto, se lo fanno, cominciano a farlo diversi consiglieri di opposizione, con un atteggiamento univoco, riportare la politica in città, ecco che cominciamo già a ragionare, cioè chiedere conto di quello che si fa e di quello che si deve fare, presentare proprio i nostri conti, ognuno ai propri riferimenti politici, ma farlo con coraggio, cioè senza, lo so, io la faccio facile perché insomma mi trovo in questa posizione qui che è scomodissima, però è un'azione comunque politica. Come politica possiamo fare questo, rivendicare la centralità di Oristano, farlo attraverso azioni corali, non guardare all'etichetta, all'appartenenza politica, ma farlo proprio con spirito civico, libero. Noi non siamo pienamente persone libere anche nel nostro fare politica, perché in qualche modo abbiamo sempre dei condizionamenti, no? Però non è difficile, secondo me, insomma, si può scegliere questa strada perché la parte bella di Oristano è davanti ai nostri occhi sempre. È inutile che citiamo il centro storico, la pace, la tranquillità, il lungomare e tutte queste cose che rendono veramente la nostra città un posto straordinario. Lo sottolineo perché io ne sono pienamente convinta. Ma senza un'azione politica libera da interessi di bottega, ed è questa l'unica cosa forse su cui possiamo concentrarci tutti, non possiamo andare da nessuna parte. Si parla di cultura. Sì, mi fermo, ho finito. Sì, grazie. Andavo avanti anche un po'. Francesco. Allora, Oristano in prospettiva futura ha grandissime potenzialità. Passa per due eventi questa potenzialità futura. Quella di tornare a ricoprire un ruolo nel territorio, come città capoluogo del territorio oristanese, ma a parer mio può avere un ruolo anche a livello regionale. E poi
la possibilità, la necessità di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza all'interno della città. E io credo che un asse strategico debba essere assolutamente quello che ha detto Gian Piero, io lo ringrazio anche per l'input, l'azione e la potenzialità che la città esprime dal punto di vista della cultura. Ricordiamoci che Oristano è stata una capitale per diversi secoli, anche se nel Medioevo, in un passato lontano, però è stata una capitale di uno Stato all'interno del panorama europeo. E può ancora riavere quel ruolo, può rivendicare quel ruolo di capitale culturale all'interno della Sardegna. Per il mio, Oristano è la capitale culturale della Sardegna, per quello che è il ruolo che ha avuto nella storia della Sardegna. Ricordiamoci che è stata la capitale del giudicato che ha riunito, forse l'unica situazione che ha riunito veramente tutta la Sardegna in uno Stato indipendente, escluso Cagliari e Alghero. E quindi c'è sicuramente nel nostro DNA questa potenzialità. Come si può esprimere? Sicuramente con un'offerta culturale che passa da un'offerta museale nuova, abbiamo fatto le nostre proposte alla Giunta con l'emendamento al bilancio, rigettate senza nessuna motivazione. Abbiamo già l'Antiquario Marmorense, che è uno dei musei archeologici più importanti in Sardegna. Abbiamo il Museo Diocesano, che è una delle offerte più importanti da quel punto di vista, lo stesso nella nostra isola. Abbiamo iniziato un percorso con la Giunta Tendas che riguarda la Pinacoteca Comunale. Abbiamo proposto, la Pinacoteca Comunale può raccogliere, può diventare ancora più importante, raccogliendo tele, Pinacoteca Comunale, piccolo inciso. Lì c'è un esempio di come Oristano e l'amministrazione attuale non riesce a riconoscere le risorse che abbiamo nel territorio. E mi riferisco al fatto che Ivo Serafino Fenu non è più curatore della Pinacoteca Sant'Antonio. Il professor Ivo Serafino Fenu è una risorsa per la nostra città, per il nostro territorio. E come capita spesso ad Oristano, negli ultimi anni le risorse vengono messe da parte perché non entrano in altri criteri che non sono comprensibili per noi. La Pinacoteca, ma anche in città sicuramente la possibilità, abbiamo la possibilità, la necessità di creare uno museo della Sardegna che deve essere multimediale per poter offrire emozioni che sicuramente non sono ripetibili come nella realtà a chi viene da fuori in qualsiasi periodo dell'anno. Uno spazio per l'esposizione di arte contemporanea, noi l'abbiamo identificato, individuato nel Foro Boario, mentre il Museo della Sardegna, al contrario di quanto dice la Giunta, deve secondo noi rientrare all'interno delle mura giudicali. Abbiamo il museo regionale dell'età giudicale che dobbiamo portare ad Oristano. È tutto pronto, salvo il fatto che non si riesce a realizzare. Un altro ruolo, permettimi, Riccardo, non chiaro, è il ruolo che deve ricoprire l'università di Oristano, che deve essere difesa e deve essere potenziata. E concludo, se mi permettete, il teatro. Il teatro di Garau è chiuso da diversi anni, sta per riaprire, è una grossa, un grosso patrimonio per la città, però è limitato. Secondo me siamo, anche per la situazione dove da un'emergenza nasce un nuovo New Deal, un nuovo corso, una nuova rinascita, siamo nel periodo giusto per iniziare a ragionare su una nuova opera, che è il nuovo teatro di Oristano, un teatro più ampio, che a parer mio può essere anche individuato, realizzato all'interno del centro storico, che permetta anche un'offerta culturale che riguarda la concertistica con orchestre, i balletti, la lirica e ciò che manca ad Oristano, anche teatri, proposte teatrali più, che necessitano comunque un palco più ampio di quello che è presente nel teatro cittadino attuale. Ripeto, ad Oristano c'è una grossa, è una città viva dal punto di vista culturale. Una prova è la vostra associazione attiva e ce ne sono altre come l'ente concerti e tante altre realtà di Oristano. Probabilmente bisogna creare un sistema, anzi sicuramente bisogna creare un sistema, perché sulla cultura e sulla forza culturale passa il futuro di Oristano anche dal punto di vista di opportunità di lavoro, oltre al fatto che c'è un lavoro di mentalità da cambiare in città. Quindi una città che veramente si deve proiettare verso il futuro. E la cultura è uno dei nostri assi nella manica. Grazie mille. Monica. Allora, io sarò veloce e intendo attenermi per coerenza al contenuto del mio primo intervento. Vorrei però
fare una breve riflessione che prima non ho fatto in tempo, insomma, a esprimere, tanto per richiamare appunto questo periodo di chiusura, di lockdown che abbiamo vissuto, che a mio avviso avrebbe potuto essere sfruttato proprio per, secondo quanto dicevo prima, avviare, organizzare una serie di lavori, di interventi, di ripristino, manutenzione, pulizia delle strade, delle borgate, delle periferie, ma in realtà anche delle strade cittadine, approfittando della quasi totale assenza di traffico e di circolazione. Era giusto un appunto. Detto questo, credo che si debba nel più breve tempo possibile, il prima possibile, dare voce alle borgate, e non intendo sicuramente rubare quella che è stata l'idea della collega, della consigliera Cadau, che qualche anno fa, credo all'inizio proprio di questa consigliatura, ha presentato una mozione proprio per chiedere l'istituzione dei comitati di frazione, un modo proprio per dare voce ai residenti delle borgate, ai residenti delle frazioni, un modo per coinvolgerli nella vita politica cittadina, è uno strumento che gli consentirebbe quindi la partecipazione nella politica della città, uno strumento che peraltro è normativamente previsto e disciplinato, di cui io, secondo me, si sente l'esigenza, soprattutto dopo che sono stati aboliti i vecchi comitati. Credo che un organo come questo, oggi come oggi, sia necessario, che debba essere ricostituito. All'epoca la mozione della collega, ricordami Patrizia, era stata approvata? Assolutamente sì. Ti dirò di più, successivamente mi fu richiesto nuovamente il regolamento che presentammo quella sera. Ecco, mi fu poi richiesto, ma non abbiamo più notizia della questione. Il regolamento è depositato in comune da qualche anno, lo presentò Pepi Puddu, adesso vediamo cosa faranno, voglio dire. Esatto. All'epoca, ricordavo bene, era stata... L'avevamo ripresentata con quella mozione, quel regolamento fu ripresentato appunto allegato alla mia mozione, volevano il regolamento, ok, c'è già, eccolo qua, Pepi era... Lasciamo parlare a Monica. Perché ricordavo bene, fu approvata all'unanimità una mozione che ovviamente contemplava la modifica dello statuto comunale. Dopo quella, come tante volte è capitato nel corso di questi anni, mozioni approvate all'unanimità che poi cadono nel dimenticatoio, come ho detto anche nell'ultima seduta di consiglio, probabilmente con la speranza che i cittadini abbiano memoria corta e che si dimentichino di queste delibere dell'Assemblea, che invece hanno a mio avviso una grande importanza. Quindi questo potrebbe, parlando di frazioni e di borgate di Oristano, sarebbe già un buonissimo primo passo appunto per darle voce, per ascoltare le loro esigenze. Sono cittadini che pagano le tasse come tutti noi. Grazie. Maria. Sì, Riccardo, la tua domanda è perché dobbiamo amare, quali sono i motivi per amare la nostra città? Allora, i motivi per amare la nostra città sono molteplici, i miei colleghi l'hanno spiegato. Io ritengo che intanto è una città che, io ricordo, sono nata, contrariamente a Patrizia, a Oristano, quindi mi sono ritrovata a vivere in questa città, però forse non l'ho amata da subito, nell'adolescenza non apprezzavo tutti gli aspetti positivi, si aveva voglia di grandi spazi, di evasione, poi veniva sempre additata come una città sonnolenta, come una città un po' anche apatica rispetto a tutto il fermento culturale che in altre parti dell'isola magari si stava sviluppando. Oggi devo dire che il quadro, o sono invecchiata io e quindi sicuramente la mia percezione è anche diversa rispetto a quando ero ragazza, però devo dire che invece Oristano si è riscoperta negli anni una città con un grande fermento culturale, un grande fermento intellettuale, e è una grande umanità, e prova ne un terzo settore che funziona benissimo, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, tutto appunto la
associazionismo che dà vita a tantissime cose e che non si è fermato neanche in questi 2 mesi e mezzo di chiusura. Se non ci fossero state le associazioni di volontariato, probabilmente non ci sarebbe stato neanche quell'input a fare qualcosa per chi aveva più bisogno. Io ne sono stata testimone nei 5 anni in cui sono stato, ho avuto l'onore di essere assessore dei servizi sociali. Senza le associazioni di volontariato oggi la città non sarebbe quella che è. Oggi la città non avrebbe un dormitorio, la città non avrebbe un centro per il riuso, la città non avrebbe la possibilità di contattare tutte le fasce più deboli che invece vengono contattate. Senza le associazioni culturali non ci sarebbe quel fermento che porta a tante iniziative che abbracciano i diversi settori. Quindi sicuramente questi sono degli elementi per far amare la nostra città, che non è una città sonolenta, anzi una città attenta, dove i cittadini hanno voglia di fare qualcosa per il benessere collettivo. Quindi sicuramente questo è un aspetto che premia la nostra città. Poi ovviamente concordo con quello che diceva Francesco, una città che ha una storia importantissima, purtroppo spesso sconosciuta anche a noi residenti nella città. E io lo dico sempre, ho fatto un corso di studi normalissimo, ho studiato nelle scuole della nostra città, mi sono diplomata al liceo scientifico Mariano IV di Arborea, ho frequentato abbondantemente la piazza Eleonora, ma spesso sentivo questi nomi senza conoscere il loro vero significato, che cosa rappresentassero per la storia non della nostra città ma per la storia, io dico, europea, anche se i libri di storia tendono a parlare solo della storia dei vincitori e poco di quella dei vinti. Ho conosciuto la storia di Oristano all'università quando mi sono iscritta in lettere, mi sono laureata in storia medievale, quindi ho potuto apprezzare meglio che cosa la nostra città rappresentava, quindi sicuramente anche questo è un elemento importante per apprezzare una città come Oristano. E poi cosa dire dal punto di vista geografico, ci troviamo in una condizione ottimale, ma non sfruttiamo quelle risorse che invece abbiamo dal punto di in maniera naturale. Dicevo prima di Torre Grande. Torre Grande, secondo me, è l'emblema di quello che non è stato fatto. Spesso il sindaco, appunto, parla di progettazione territoriale, parla di questi 9 milioni per la città di Oristano, parlava per Torre Grande, non per la città di Oristano, per Torre Grande, parlava del master plan, ma io vedo che Torre Grande non è progredita da nessun punto di vista. La città, io sono andata, la borgata, io sono andata domenica mattina, non c'era nessuno per ovvi motivi legati al fatto che la circolazione è ancora limitata. Vedere quei marciapiedi in quelle condizioni, quel lungomare veramente abbandonato, la pulizia dell'arenile che ancora, come diceva anche Monica Masia, bisognava sfruttare questo momento particolare in cui la circolazione era limitata per porre rimedio a quello al quale si poteva porre rimedio. L'ha sollecitato anche Fisio in consiglio comunale, la pulizia dell'arenile. Non possiamo pensare a una riapertura senza avere una programmazione, quindi secondo me non siamo stati in grado rendere giustizia a quelle che sono le nostre potenzialità, e la città purtroppo da questo punto di vista ne soffre abbondantemente. Grazie Maria. Andrea. Sì, bene. Allora, intanto grazie per lo spunto molto molto interessante che avete fornito. Allora, Oristano è pronta. Qual è la sua... cosa manca ad Oristano? Manca una strategia di posizionamento, cioè chi è... Sentiamo Andrea. Andrea, cos'è? Non ti si sente. Sentite ora, scusate. Mi sentite? Così. Sentiamo, ma non ti vediamo. Mi sentite ora? Sì. Ho la connessione un pochino lenta, scusate. Allora, ripeto. Allora, dicevo, c'è un fatto di identità. C'è un fatto proprio di strategia. E la strategia da cosa deve partire? Dall'identità. Ma fortunatamente Oristano una identità ce l'ha. È forte, purtroppo è un po' molto dimenticata. Come diceva il collega Federico, io ripartirei veramente dalla storia giudicata, perché parlando di una storia giudicata, faticosa, è importante una
non sentiamo bene. Peraltro non vediamo postazione, Andrea. Passerei a Efisio, poi magari se riusciamo recuperiamo Andrea. Efisio, abbiamo 5 minuti. Mi sentite adesso? Sì. Sì, adesso facciamo l'intervento di Efisio, poi recuperiamo dopo. Ok. Ok. Mi fai arrivare a parlare? Sì, vai Efisio. Dicevo, Oristano ha una grandissima opportunità dal punto di vista dell'identità. Cosa vuol dire identità? No, purtroppo non va. Andrea, ripartiamo. È impossibile. Prego Efisio. Due cose flash per dare l'idea di che cosa non deve essere Oristano. Oristano non deve essere il primo intervento fatto da questa amministrazione a Torre Grande per la sistemazione di un bosso in via del Pontile causato da alberatura privata. È sistemato con soldi pubblici. Una delle strade di prima bitumatura in questa città da parte di questa amministrazione fu la via dove risiedeva l'assessore ai lavori pubblici. E voglio dire, questi sono stati i primi due atti. Di che cosa vogliamo parlare? Allora, siccome noi amiamo Oristano ha bisogno di due cose in questo momento: riacquisire autorevolezza e riacquisire identità territoriale. Non solo identità storica per quello che siamo stati, assolutamente, identità territoriale. Cioè noi dobbiamo porci al centro delle politiche provinciali. L'ente provincia non esiste più, non sapremo che fine farà, qui c'è bisogno di una guida, quindi Oristano, città guida, autorevolezza, identità territoriale. Per fare questo però c'è bisogno di condivisione, c'è bisogno di confronto, non abbiamo bisogno di uomini soli al comando che sbagliano continuamente, perché non hanno idee, allora bisogna costituire immediatamente un tavolo, un'agenzia, un comitato, un organismo di sviluppo locale, di sviluppo territoriale, di sviluppo dell'area vasta. Chiamatelo come volete, c'è necessità di questo organismo che faccia sintesi, altrimenti ciascuno continua ad andare per conto proprio. Oristano non può essere avulsa, non può essere staccata dal territorio che la circonda. Se vogliamo crescere, cresciamo insieme a chi ci sta vicino, diversamente non cresce nessuno. Sul fermento culturale e sul terzo settore ne hanno già parlato i colleghi e concordo pienamente. Il Torre Grande, ad esempio, una cosa da fare subito è dare l'idea che Torre Grande è sicura, è una località sicura, immediatamente tira fuori dei protocolli condivisi sulla sanificazione, sulla sicurezza sanitaria e tirarli fuori. Oggi tra l'altro c'è stata la riunione a Roma, non so se abbiano dato notizia sull'ottenimento della bandiera blu. La bandiera blu sono 30 certificazioni ambientali, E se lo mettono in testa, se non gli piaceva qualche anno fa, oggi gli deve piacere. Ma l'idea che noi abbiamo e che deve avere questa amministrazione, vi faccio un esempio del centro città. Si sono allargati i marciapiedi del centro città, via Diego Conti, poi è stata messa una coltivazione di paletti, rovinando il marciapiede in basalto. Vabbè, questo è un altro paio di maniche di cattivissimo gusto. Sono stati allargati quelli di via Figoli, sono stati allargati l'ultimo tratto che si innesta sta Piazza Roma e sono stati allargati quelli di via Tirso. Ma perché sono stati? Perché c'è una visione, c'è una politica, innanzitutto la pedonalità, quindi la vivibilità della città e oltretutto lo sviluppo del centro commerciale naturale del centro città. Se non ci sono marciapiedi, la gente difficilmente riesce a godersi il nostro centro. Ha una logica ed è quello che noi vogliamo, ma questa è un'amministrazione che non ha idee. Hanno un PUM, quando io parlavo di appropriazione politica e meritata, perché hanno degli strumenti di pianificazione, hanno il PUM per una ecosostenibilità, per mezzi di trasporto alternativi, per spingere ulteriormente la bicicletta come uso alternativo all'automezzo privato. Hanno il piano particolareggiato del centro storico, approvato, dove necessita la fase 2, ecco un altro elemento che può farci crescere, la fase 2 del centro storico, che necessita chiaramente di un approfondimento, di un confronto, di una discussione. Da 3 anni non si discute più di niente, neanche di Oristano Est si è discusso in questa città alcune fasi attuative. L'unica stupidaggine che sono riusciti a fare è quella relativa al fondo CREO, dove hanno snaturato il valore di quel fondo. Quel fondo aveva
la natura di moltiplicatore degli investimenti, invece lo vogliono utilizzare semplicemente come piccola banca per dare la risolta. Chiaramente una quota andava data così agli imprenditori, ai professionisti che investiranno in quella porzione di città, ma c'erano poi i soldi del fondo di rotazione che servivano per implementare il giro d'affari. Un aspetto, e torniamo alla progettazione territoriale, l'Ente Risi nasce, la ristrutturazione dell'Ente Risi, amici, nasce con l'intento di farne un laboratorio culturale, un laboratorio di sperimentazione culturale, anche fisica, con sale di incisione, con sale di prove, eccetera. Dove è andato a finire questo sogno, questa visione? Nella progettazione territoriale, anziché implementare le risorse per completare una serie di opere, Turitano Est, che avevano un quadro economico sofferente, un quadro economico non sufficiente a ultimare tutta una serie di lavori, niente, si è preferito frammentare gli interventi. Questa è un'amministrazione senza idee, senza idee. Su Grazie. Questo noi vogliamo confrontarci, ma soprattutto ha messo in piedi questa agenzia, questo coordinamento sullo sviluppo territoriale del nostro territorio. Diversamente non ce la faremo mai. Ok, cerchiamo di recuperare l'intervento di Andrea, poco più di 2 minuti. Sì, ok. Allora, parlavo del fatto del posizionamento, della realizzazione di una identità. Identità che serva per capire noi che direzione prendere e anche che cosa comunicare alle persone, alle imprese, ai turisti, alle altre attività che vogliono avvicinarsi a Oristano. E indubbiamente uno degli argomenti forti di Oristano è certamente la cultura per la sua storia importante. Importante e dimenticata da noi per primi. Abbiamo presentato una mozione con i colleghi della minoranza per intitolare un vicoletto alla Carta dei Loghi. Siamo riusciti a trovare una bellissima piazza da intitolare proprio alla Carta dei Loghi, perché uno dei più importanti codici giuridici del Medioevo europeo ad Oristano non aveva uno straccio di vicoletto, e credo che in Sardegna, in nessuna Sardegna, ci sia una via dedicata alla Carta dell'Uomo, mentre c'è Piazza Costituzione, c'è Via Statuto, insomma tante altre grandi codici vengono ricordati proprio la nostra Carta dell'Uomo viene dimenticata ad Oristano. Questo è per fare un esempio. Sono numerosi gli spunti culturali che Oristano Purtroppo il problema con la connessione persiste. Molto bene. Non do neanche la parola a Giampiero Vargiu perché il tempo è troppo poco. Ringrazio tutti per la vostra partecipazione. Le nostre grazie a voi. Grazie a voi. Un testo scritto, probabilmente. Grazie ancora, è stato un po' difficoltoso. Non perdiamoci di vista, come diceva quel film. Non perdiamoci di vista. Teniamo vivo questo fermento, questo fervore in questa città. È una splendida conclusione, non perdiamoci di vista. Grazie, buona serata a tutti e arrivederci. Ciao. Grazie. Ciao, arrivederci.